12 marzo, buongiorno, che bello, io adoro, amo quando vengo qui perché so che comunque passo del tempo con voi, voi che siete il pubblico calorosissimo di Casalotto, molti cercano di non perdere nessun appuntamento di questo fortunato programma, fortunato perché insomma è veramente seguito, perché il gioco del lotto è un gioco molto amato da tantissimi italiani, quindi noi ci siamo grazie a voi e grazie anche a due personaggi meravigliosi e straordinari, e parlo ovviamente dei nostri grandi esperti Lio e Marco, che è grazie ai loro super mega consigli, al loro lavoro, alla loro preparazione, alla loro grande esperienza ventennale che noi veramente siamo qua e il programma c'è anche per loro ovviamente. Quindi tra poco iniziamo, entreremo nel vivo, io mi sto prolungando un po' di più perché c'è stato un incidente di percorso in autostrada e quindi Marco, vi anticipo già che ci sarà Marco stasera con me e anche questa sera con la quinta, siamo arrivati alla quinta estrazione di questo nuovo mese, quindi facciamo così, mentre sta per arrivare, perché è in camerino che velocemente si sta preparando. Immaginate una terra, cioè, non così, ma pianta. Ma, non lo so, viva un po' anche la fantasia qua nelle vostre... Ah, va bene, allora andiamo in ordine con le notizie. Parleremo dell'Isola dei Famosi, ne abbiamo parlato anche ieri con Lio, era molto attesa, secondo me, la puntata di ieri sera, soprattutto l'apertura di come l'avrebbe fatta, insomma, la conduttrice Alessia Marcuzzi dopo le insomma, dopo la bufera che la puntata dell'Isola, io ho avuto l'occasione e quindi sono stata. La mia preoccupazione era come arrivare fino alla una di notte a stare lì, però ci sono riuscita. Grande silenzio perché ci è stato chiesto di non parlare, di non applaudire, e in effetti la puntata è iniziata proprio così, con un Alessia Marcuzzi in silenzio chiedendo scusa, insomma, per quello che appunto è accaduto. Io che ero lì a tre passi da lei, vi giuro, con tutti i miei anni di esperienza televisiva, mai e poi mai sarei voluta essere al suo posto ieri sera. Ha fatto non un respiro, ne ha fatti 10 di respiri prima di iniziare, avevo la pelle d'oca, stavo male io per lei, perché insomma era un momento veramente anche delicato e non era facile trovare così dal cuore delle parole alla fine di scusa, ecco, perché queste sono state, questo forse il pubblico aspettava, e anche Riccardo Fogli insomma poi si è commosso, non ha voluto dire nulla, ma insomma è stato un momento molto però poi vabbè dai, poi è stato insomma divertente, perché poi quando sei lì c'è il dietro le quinte, vedi un po' anche il dietro le quinte, quello che voi non vedete quando noi andiamo in pubblicità. Vorreste essere dei moschito spiccolini e spiare quello che magari Shelley e Marco dicono durante la pubblicità, perché il divertimento poi è anche quello, lo diciamo spesso noi, vero? Tu hai seguito qualcosa ieri sera, Marcolino? Ma allora, ne ho seguito un pezzo. Allora, mi fa piacere perché oltre al sondaggio che vi abbiamo chiesto dall'apertura, ovvero se la rotonda, se la terra per voi è rotonda o piatta, mi state anche rispondendo, anche se non era un sondaggio, qual è l'oggetto più sporco, meno pulito, diciamo,